Marco Tizzone, che fa parte della Commissione Speciale Antimafia che è stata istituita in Consiglio regionale. In un anno di lavoro, quali sono i principali provvedimenti presi da questo punto di vista? Beh, intanto questo è il nostro primo anno, non c'era mai stata la Commissione Speciale Antimafia, per cui il primo anno è stato dedicato a costruire tutte le relazioni che ci serviranno poi in questo primo mandato per capire bene cosa fare e come aiutare il sistema Lombardia a rendersi impermeabile alle infiltrazioni mafiose che purtroppo ultimamente è sempre più... si sentono e si vedono sui giornali, sui mass media, ma anche i fatti. In comune della Lombardia è stato sciolto per infiltrazione mafiosa che è Sedriano, e da lì nasce tutto un percorso dalla commissione di audizione con i magistrati, con le istituzioni, con le forze dell'ordine, con le realtà e le associazioni che combattono da molto tempo la mafia, e con il presidente della Commissione Speciale Antimafia, che è il presidente Girelli. Oltretutto stiamo cominciando un tour itinerante su diverse province della Lombardia, dove andiamo a parlare fuori da Palazzo Pirelli con le istituzioni per capire le varie dinamiche e che cosa si può fare per contrastarle. Prima del suo intervento il presidente Maroni infatti ha sottolineato che per contrastare questo fenomeno è molto importante partire dalle scuole, quindi partire da un contesto culturale. Sì, noi infatti è uno degli obiettivi della Commissione, è proprio quello di uscire, oltre che a parlare con le istituzioni. Siamo appena andati per esempio in quel di Brescia a parlare col prefetto e con le forze dell'ordine di Brescia, ma anche di andare nelle scuole, e fra poco, oltretutto fra circa un mese e mezzo, partirà questo primo tour nelle scuole e negli istituti lombardi. Partiremo da, molto probabilmente, da un istituto di Parabiago, per cui vicino a Milano, dove faremo il primo convegno e diremo quello che stiamo facendo, e porteremo con noi dei protagonisti della lotta alle infiltrazioni mafiose, come Nando Dalla Chiesa e come altri personaggi ahimè famosi per la lotta alla mafia.